Quindi avanti con Monti, questa è la sua linea? Ah, con Monti, lui dice, credo intenda levarsi di torno, però che debba essere sostituito di nuovo da una logica che è stata quella di 17 anni molto imperfetti, in cui sia Berlusconi sia Prodi non erano in grado di governare e viceversa nessuno era in grado di preparare un'alternativa credibile, beh, questo mi sembra discutibile, insomma, spero che questo non avvenga. Infatti mi ha colpito che lei ha scritto piuttosto che Vendola e Di Pietro di nuovo o Berlusconi dall'altra parte, Sì. meglio i tecnici. No, meglio un governo politico, legittimato da un voto degli italiani, che naturalmente taglia le ali della protesta antipolitica cosiddetta o antagonistica, insomma, che Che sta naturalmente è crescendo legittima. però. Sì, sta crescendo, ma insomma io non sono tra gli esageratori, eh? Hanno tutti detto che Marine Le Pen è un fenomeno straordinario, ha preso i voti che aveva preso il padre. È naturale che ci siano forme di Grillo. protesta grillo, sì. Però sai, Grillo è facile la sua strada, perché quando parla a Cesano Maderno parla bene della Lega e di Bossi, quando parla in Sicilia parla bene della mafia, insomma, come dire, dovunque può lui raccoglie in modo irresistibile dal punto di vista oratorio, perché è un grande attore, raccoglie tutto quello che si può raccogliere. Poi gli italiani sono cinici, vanno, corrono ai comizi, sono pazzi di gioia, lo votano, eccetera, ma nessuno gli affiderebbe la conduzione della ditta. È Lei ha scritto che non c'è strategia né a destra né a sinistra. così, perché Bersani vuole fare il Presidente del Consiglio spinto da D'Alema, che vuole cercare di ricostruire un governo di sinistra più o meno sui vecchi modelli. Loro grande aspirazione sarebbe allearsi con Casini per avere un altro Prodi, ma non mi pare tra l'altro che sia una prospettiva credibile. Quindi cosa resta? Resta appunto un governo con Vendola al lavoro e Di Pietro alla giustizia, idealmente. E Bersani Presidente del Consiglio, è una prospettiva di cui non mi fido. La destra è tra lo sciopero fiscale proposto da Alfano e criticato da Monti, giustamente, conati, diciamo, le truppe di base che non ne possono più, eccetera. Lo capisco, è vero, queste politiche dividono l'elettorato di centrodestra, la Lega va per i fatti suoi, fa della demagogia, Maroni propone lo sciopero fiscale, sono tutte cose difficili da. Però a destra, alla fine, gli elettori di quella roba che è il PDL si riconoscono alla fine in Berlusconi. E se Berlusconi prende in mano la situazione e fa un discorso chiaro di responsabilità nazionale, secondo me, insomma, può creare le basi di non di un suo ritorno personale che è escluso prima di tutto da lui, ma può creare le basi per una cosa seria, ripeto, che sia fatta per evitare di riprendere a darcele nello stesso modo in cui ce le siamo date per 17 anni, direi senza molto costrutto. Infatti lei dice che la destra è un bivio, o stacca la spina oppure si va verso questo tutti per Sì, l'Italia, staccare come la spina è proprio staccare la spina, però il paziente che stacca la spina è la destra, sono loro che muoiono per primi. Quindi non mi sembra saggio. Tremonti. Ma Tremonti è in una Sta prendendo posizione. delle posizioni, no? Sì. Sì, Un po' strane per lui. che volete che vi dica? Tremonti adesso che è all'opposizione, o comunque che è un eone libero che gira per l'aria, si permette delle formule un po' azzardate, come insomma questa lotta al fascismo finanziario, sono cose un po' comiche dette da lui, insomma, no? Perché è stato uno dei grandi player del governo della finanza mondiale per tanti anni. Ma c'è il Quindi, rischio che dietro queste ultime prese di posizione di Tremonti ci sia, come dire, una volontà, un'idea di candidarsi come leader del no, io non lo centrodestra? vedo come leader politico Tremonti, non ha le qualità. Ma ti dicono passera, ma le persone, basta guardarle in faccia, uno guarda in faccia e dice, lei è leader politico? No, non è No. leader politico, no, assolutamente. Uno con la pochette così non può fare leader politico. Allora, giudizi a parte, siamo nel finale perché poi dopo dobbiamo fare insomma delle cose importanti, quindi io vi lascio pure andare a casa così possiamo tranquillamente riprendere il palco insomma per qualche minuto, innanzitutto per sentire il nostro, come si chiama, cioè, il nostro unico uomo di pensiero, il nostro faro, il nostro leader, quello che comunque orienta i nostri comportamenti, che è Vauro, e non abbiamo altri leader al di fuori di lui. Detto questo, la prospettiva che dice Ferrara, bisogna fare chiarezza, bisogna fare chiarezza. Abbiamo avuto un momento molto difficile dove tutti si menavano un po' così, un po' con là,
Io traducendo capisco che lui vorrebbe arrivare alle elezioni, alla scadenza naturale, e fare un bel governo di unità nazionale, cioè dove alla fine stanno tutti dentro. Ma io credo, ma voi vi rendete conto che in questo modo veramente, voglio dire, Grillo diventa Presidente del Consiglio anche se non si presenta alle elezioni? Cioè stiamo, cioè può non presentarsi, lo votano così, cioè la gente va, andrà direttamente a votare per lui senza che si presenti, no? A sua insaputa, lo eleggeranno a sua insaputa, guardate, è un rischio assolutamente straordinario. Sono tante le persone che hanno subito delle cose a loro insaputa, potrebbe capitare appunto, anche ore più, però, però ci manca il Presidente del Consiglio a sua insaputa, questo sì, sarebbe un record, sarebbe questo sarebbe un record assoluto italiano, tipicamente italiano. Però io dico, ci rendiamo conto, non possiamo uscire da una situazione così, insomma, con questi pateracchi. Oh, no, cioè, abbiamo di fronte un, l'elettorato vi dà un richiamo drammatico. Ma vedi, nel ragionamento che fa Giuliano Ferrara, che è una persona sempre molto attenta e acuta, però manca il merito, è il politicismo che mi impressiona. Centrodestra, centrosinistra, ma per far che cosa? Io non credo ad un'ipotesi di governissimo, per una ragione elementare. Man mano che si avvicina la scadenza elettorale, tra l'altro, come si vede, questo governo comincia ad avere delle difficoltà crescenti, perché la maggioranza che lo vota in Parlamento deve caratterizzarsi in funzione delle prossime elezioni. E nessuno di loro dice alle prossime elezioni andiamo per stare di nuovo insieme. Allora ci sarà bisogno di qualche azione concreta per mutare rotta, come dicevamo prima, ma c'è anche bisogno di una proposta politica. Lo sforzo da fare è quello di uscire dall'idea dello schieramento. Poi non sarò io a negare il valore delle alleanze e dello schieramento da costruire, però il merito, che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo bisogna fare? Presentare quelle quattro proposte e vedere chi ci sta. La fotografia si fa sulla base non del passato, ma di una proposta politica e della sua condivisione. Io penso che ci siano le condizioni per fare un centrosinistra che arriva a Casini, non che parte da Casini. Dunque, se ci sono delle cose concrete che la politica è chiamata a fare, le prospetti e cerchi di costruire le convergenze su quella base. Se no è evidente che qualsiasi forza, come quella che esprime Grillo, potrà contrastare questa mancanza di proposta. E si farà carico non soltanto della protesta, ma anche di tante idee, anche disomogenee che vengono Tremonti, presentate. Allora, il punto è questo, no? L'idea di Monti era, io tengo insieme la destra e la sinistra. La destra vorrebbe diminuire le tasse, invece io devo mettere le tasse, quindi siccome loro mi appoggiano io posso mettere le tasse. La sinistra dovrebbe difendere lo Stato sociale, ma siccome io devo tagliare lo Stato sociale, la sinistra mi aiuta a tagliare lo Stato sociale. Quindi se la sinistra vuole riacquistare il suo profilo, fa cadere il governo. Se lo vuole riacquistare la destra, fa cadere il governo. Se il governo non risolve i problemi del paese, cade da solo ed è un disastro, perché cade lui e cade la destra e cade la sinistra che l'hanno appoggiato e che non hanno un profilo. Allora a questo punto, questa è la vera questione che ci squaderna Grillo, scusate se ve la rivelo alla fine della... Che cavolo si fa? Io ancora non capisco voi che cosa volete fare. E se avvertite la necessità di un qualche cosa importante che deve accadere, perché se no il pericolo che lei paventa verrà. Qualcuno lo riempie questo voto. Ma quando... E non sarà Grillo, Grillo ancora ci difende da questo qualcuno, già... io sono d'accordo su questo. Già adesso il pericolo c'è in molti paesi, nell'est Europa e in Grecia, può essere dappertutto ed è il pericolo del fascismo. Oh. E la storia non si ripete per identità perfette, ma quando nel libro che abbiamo discusso ho scritto il fascismo bianco, il fascismo finanziario, il rischio c'è. Nell'est Europa c'è gente che arriva in Parlamento in divisa, abbiamo visto le scene in Grecia, se va avanti così quel rischio c'è. Io condivido un pezzo di quello che ha detto Cofferati, dice prima il programma, poi c'è
faccio una citazione, così sempre uno istruito anch'io. Einaudi diceva: conoscere per deliberare. E questa è la grande questione. Se tu vuoi fare un programma, se poi via programma vai al governo, devi conoscere per deliberare. Io credo che in questo momento sia giusto, col tempo che ci sarà dato, breve, un po' lungo, uno può uscire o entrare nella politica, dire che cosa vuole fare e soprattutto che cosa può fare. E poi organizzare, proporre, oppure non fare niente. Ma la che sfida, è l'opzione principale della sfida, politica italiana, secondo diciamo me pure, la sfida che ci viene dalla crisi è la fine delle chiacchiere, delle balle, del politichese, di tutti questi tecnici della politica, e ci sarà alla fine uno che dice voglio fare A e l'altro dice non sta in piedi e facciamo B. E questo è quello che ci aspettiamo un po' tutti che avvenga.